L'Indire ha organizzato a Roma un incontro internazionale per fare il punto sui risultati raggiunti dall'Italia a quasi 2 anni dal lancio di EPALE, la piattaforma elettronica europea dedicata all'apprendimento degli adulti, e dalla nascita della rete ambasciatori, gli esperti che offrono consulenza e supporto alle attività del progetto. The major issue which has just come out since this spring is the EPALE community features, and I would like to appeal to everybody to take use of it, because we do have some spaces, collaborative spaces or communities of practice where experts can exchange ideas and share experience. È un'idea che l'Unità Italiana ha mutuato in qualche modo dalla piattaforma gemella, che è la piattaforma eTwinning, dedicata al mondo della scuola. eTwinning ha una storia più lunga, ormai ha compiuto 10 anni da qualche tempo, e appunto si avvale della figura dell'ambasciatore. Quindi la nostra agenzia, che è sia Unità EPALE che Unità eTwinning, ha pensato di mutuare questo modello, applicandolo, così come c'è nel mondo della scuola, applicarlo anche al mondo dell'educazione degli adulti. EPALE ha a disposizione in Italia oltre 17 ambasciatori che affiancano, mettendo in campo le proprie competenze organizzative e la loro esperienza, la rete di organizzazioni legate al settore dell'apprendimento degli adulti. C'è una grande attenzione in questo momento al mondo dei giovani, per ovvi motivi di economia, di crisi socio-economica in tutta Europa. Io credo che gli adulti possano essere un ponte che collega le generazioni e che potrebbe avere anche una voce in capitolo in questo particolare momento storico. The main results in EPALE so far is that we have 17,000 registered users, and the average every month who visit the site is 41,000. We also have a lot of a very active community on social media, so we have 22,000 accounts, people who follow our social accounts, and we have 70,000 across all of EPALE in Europe who are now following the site, which is bringing a lot of people into EPALE to find out what's happening on the platform. Questo primato in Europa ha destato l'interesse di altri paesi e della Commissione europea proprio per parlare del modello ambasciatori EPALE. L'Unità Italiana ospita il primo EPALE National Support Service and Ambassadors Meeting. In alcuni di questi paesi si sta concretizzando una rete molto simile a quella italiana, in altri si sta sperimentando il coinvolgimento di esperti esterni con profili e mansioni diverse. Come ambasciatore EPALE è stato molto importante costruire la rete sul territorio, raccogliere le esperienze e portarle all'interno della piattaforma, che altro non vuol dire che portarle a conoscenza di tutti gli altri ambasciatori e di tutte le altre persone che potevano visionare queste esperienze. In concreto, sul territorio, a Bologna, in Emilia-Romagna, abbiamo costruito un'esperienza che è quella sulle Learning Cities, le città che apprendono, che ha voluto dire raccogliere attorno a un tavolo associazioni, sistemi dell'apprendimento informale, aziende e altre esperienze all'interno del settore degli adulti, e portarli ad un incontro che abbia permesso a tutti di conoscere le esperienze di tutti gli altri. In the Netherlands we work from the beginning of EPALE with ambassadors, and we are very happy with them. We have 10 ambassadors, they have very diverse backgrounds. It's a kind of people work with employability, people work with lifelong learning, with volunteers, with libraries. So they have very different expertise, and they can bring that expertise into EPALE. It's really nice. L'Electronic Platform for Adult Learning in Europe è l'ambiente online aperto a tutti, ma dedicato in particolare a chi opera nel settore dell'educazione degli adulti. Punto di incontro europeo sulle migliori pratiche ed esperienze, la piattaforma ha lo scopo di aprire all'Europa il dibattito nazionale sui tanti temi che intersecano i percorsi educativi pensati per gli adulti, anche a livello non formale. Attualmente sono circa 17.595 gli iscritti in Europa e oltre 2.000 quelli in Italia. Ogni mese invece circa 100 esperti italiani del settore si registrano al portale europeo e il nostro paese è primo per numero di iscritti. Un lavoro importante che ha già fatto registrare grandi successi, come sottolinea anche Wilhelm Vukovic della Commissione europea EPALE in Europa. I would like to say that the Italian National Support Service is doing an excellent job.
they are on the forefront in terms of registered users across Europe, and I would like that other national support services follow this path.